Grazie ai mitici amici di RC Rovigo ho avuto l'occasione di provare il nuovo Tamron 1728 grandangolare attacco E per Sony. Voi non sapete quanto sono felice quando lenti di questo tipo qua, quindi di marchi terzi, quindi non brandizzate Sony, entrano nel mercato, mi rendono un sacco felice. Perché? Perché questa lente qua va direttamente a fare rivalità con le lenti native della Sony ad un prezzo chiaramente molto molto più accessibile. Stiamo parlando di quasi 1000 euro per un grandangolo che per chi è abituato a comprare lenti Sony per Sony sa benissimo che non sono assolutamente tanti soldi e devo dire che la qualità di questa lente qua abbinato al corpo macchina, in questo caso l'ho provato su una 7.3 lisce, mi ha lasciato molto soddisfatto. Se già il 2875 della Tamron mi aveva praticamente già conquistato il cuore, infatti non l'ho più dato indietro ma l'ho comprato, valuterò anche l'acquisto di questo 1728 perché è una lente veramente eccezionale. Sicuramente non è al pari della nitidezza di un grandangolo Sony, e vabbè, e qua chiaramente lo potremo raccontare lunga, perché ad esempio soffre sicuramente un pochino di più ai bordi, cosa che ad esempio una lente Zeiss o una lente Sony di tipo grandangolare non ho visto, diciamo, questa leggera sofferenza. Però se penso che costa esattamente la metà, se non di più, rispetto a quella lente lì, e soprattutto ad un'apertura focale 2.8, devo dire che sicuramente si piazza nell'Olimpo delle lenti che vorrei sempre avere nel mio zaino. Oltre chiaramente al discorso economico, che essendo un freelance è praticamente importantissimo perché, dato che con questo lavoro ci devo mangiare, non posso spendere tutto in lenti perché non sono ancora commestibili. Utilizzare una lente di questo tipo qua per lavoro insieme a un 28-65 in pratica già vado a coprire quasi tutte le focali che ne ho bisogno, e se state leggendo i rumors in questi giorni di Tamron sembra che uscirà tra poco un teleobiettivo. Quindi 17-28, 28-75 con cui sto registrando questo video e un giorno un teleobiettivo Tamron, uno in pratica con tre lenti, si fa uno zaino fotografico finalmente senza vendere un rene perché sappiamo benissimo quanto costano le lenti Sony native. Per carità, sono migliori e qua non c'è niente da dire, un po' come tipo le lenti Zeiss che ho avuto occasione di provare un po' di tempo fa, però per chi ci deve lavorare, appunto, non vuole spenderci troppo ma vuole, non rinuncia ad una qualità e soprattutto a una resistenza di una lente che puoi utilizzare professionalmente, devo dire che Tamron sta veramente facendo un lavoro bellissimo e buonissimo e aiuta soprattutto tanti professionisti come me. Sembra un messaggio di quelli tipo di misericordia, quindi grazie Tamron che non fai spendere tutti i soldi a noi freelance, grazie mille. Quindi, appoggio un attimo. Quindi, intanto partirei dal design. Sicuramente le linee che vedete di questa lente sono esattamente, diciamo, della stessa famiglia del 2875 a cui Tamron ci sta abituando, quindi ghiere morbide che funzionano al contrario rispetto a come siamo abituati con Sony, ma quindi nessun problema. Messa a fuoco sulla prima ghiera più stretta, e invece tipo con la ghiera più grande, quindi quella vicina alla lente, si va a zoomare o comunque a cambiare la lunghezza focale. Molto importante, non ha l'escursione a barilotto, ma in questo caso qua funziona sempre tutto all'interno della lente, quindi la lente rimane compatta anche se tipo passate da 17 a 28 mm, non cambia niente. Quindi altro grande vantaggio se pensate di utilizzare questa lente ad esempio abbinata ad uno stabilizzatore tipo Ronin S, quindi non avete troppo peso da buttare avanti, quindi Ronin lavorerà sicuramente bene. Ho detto Ronin, ma chiaramente può essere qualsiasi altro marchio. Adesso non ho ancora avuto occasione di provare altri marchi se non quelli di DJI, e quindi confermo che questa lente è molto facile da utilizzare su quel tipo di accessorio, e soprattutto non avendo escursione è molto facile da utilizzare. Quindi design super approvato, oltretutto è anche leggermente tropicalizzato, dico leggermente perché sicuramente non è una lente che si può utilizzare sotto il diluvio universale, ma sicuramente qualche goccina esiste anche a livello di innesto, ha la sua gommina appunto per prevenire l'entrata di qualche goccia o un po' di polvere, in questo caso qua anche un po' di sabbia dato che arriviamo dal deserto. Design super apprezzato, super approvato, grandissimo a Tamron. Dal punto di vista della qualità d'immagine, vi allego anche qualche immagine se volete vederla. Le immagini comunque mi hanno colpito positivamente, non ho urlato al miracolo quando ho visto alcuni file, però tipo devo dire che rispettano sempre una media molto alta, come appunto mi ha abituato il 2875. Non eccelle nella nitidezza dei bordi, ma chi se ne frega, direi, anche dato il prezzo, per cui ha tutte le escursioni praticamente focali dal 17 ai 28 mm, cambia solo leggermente un po' di vignettatura ai bordi, però tipo che si può correggere molto facilmente con Lightroom, e la qualità dell'immagine invece rimane sempre a livelli ottimali, direi.
un passaggio chiaramente in Lightroom dà la botta in più, secondo me invece i file JPEG sfornati direttamente risultano un pochino più freddini, però vabbè, non si può neanche avere tutto, quindi va benissimo così. Bene, spero che questa recensione ti sia piaciuta, che sia utile soprattutto per te. 17-28 mm Tamron, quindi lente che ti consiglio se stai cercando di costruire il tuo corredo fotografico con le lenti zoom di qualità alta senza svenarti troppo, quindi sicuramente una lente consigliata che molto probabilmente andrà nel mio zaino. Se hai dubbi o perplessità, chiaramente scrivimi qua sotto che sono sempre disponibile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!